strategica infrastrutturale, anche un coordinamento interregionale e una valenza nazionale. Non ultimo è il piano industriale Enel, l'abbiamo già citato tutti quanti, è uno dei pochi soggetti da questo punto di vista, pur scegliendo male i propri interlocutori applicativi, perché si sarebbe potuto, come dire, spendere un po' di più per però, gli interlocutori nazionali sul versante dell'automobile, italiani non ce l'abbiamo più. Però io penso, insomma, che ci sia Cassa Depositi e Prestiti con il piano industriale. Una cosa che ha meravigliato me, ma forse per ignoranza, ho letto 6 mesi fa, a distanza di 2 anni dall'inaugurazione del piano Juncker. Eravamo stati tutti molto piuttosto preoccupati e critici per il carattere moltiplicativo piuttosto avaro delle somme messe a disposizione. Beh, l'Italia, non in termini assoluti, la Germania è la prima come al solito, ma noi in termini percentuali siamo il primo paese a utilizzare le provvidenze del piano Juncker, e Cassa Depositi e Prestiti, che è ente gestore, e soggetti pubblici e privati come Eni e Enel possono accompagnare l'intercettazione sul versante della ricostruzione possibile. Allora dico questo e finisco, perché nelle aree colpite dal sisma, che rappresentano il 40% della regione Marche, una parte può avere una risposta che tra l'altro è più generosa in termini di lavoro, sulla scorta delle ricette a cui siamo più abituati e che spontaneamente è già decollata: quella agroalimentare, quella turistica, quella dei beni culturali, quella dell'organizzazione. Questa è quella più conosciuta. Quello che è meno frequentato, che però, come dire, diventa vitale per la prospettiva, perché se no andiamo, come dire, a guardare il paese, che tipo di nuovo sviluppo è possibile immaginare in queste realtà, come nel passato, nelle realtà interne, pensate appunto pensate da Comunanza, Mandola, a risalire verso Fabriano, è stato fatto. Ecco, quell'ipotesi dell'industrializzazione diffusa ai piedi dell'Appennino è difficile immaginarla, bisogna pensare alle possibilità innovative. Anche il sindacato l'ha fatto ufficialmente, con l'ipotesi, diciamo, di polo tecnologico e scientifico regionale che guardi anche al sostegno e all'accompagnamento di questi processi di modernizzazione. Pietro.